il Presidente ha fatto un'introduzione presentando un piano di dimensionamento della rete scolastica, accanto al quale, cioè, fatto di una serie di numeri, istituto là, quell'là, comune là, un'espressione mi ha colpito moltissimo, e cioè che la coperta è stretta, pagate, la coperta sono i bambini, sì, ragazzi, esatto, gli studenti, per cui siamo arrivati, come dire, a un'indicazione anche da un punto di vista etico, direi proprio di sostanza del servizio pubblico della scuola, alquanto preoccupante, perché l'unica cosa che è stata chiarita in maniera precisa è che tutto questo, anche quindi tutto l'approccio metodologico, ideale, politico, strategico che si vuole mettere in campo con questo piano di dimensionamento sarebbe quello di far quadrare la coperta sui letti per salvare delle direzioni, perché questo è stato detto. E questo ci tengo a precisare, che vorrei che l'ispettrice che rappresenta il Ministero in questa riunione ce l'avesse ben chiaro, perché è stato espresso in questi termini, non so se sia questa la motivazione, è stata espressa nei termini di difendere nel nostro territorio delle direzioni. Ora io porto tantissimo rispetto al lavoro dei dirigenti scolastici, e chi ha avuto modo di avere relazioni con me, quando io ho fatto il sindaco, ha visto un comune sempre capace di investire dal suo bilancio, ci tengo a precisare, investire dal suo bilancio, anche per la gestione ordinaria, corrente, per non parlare delle miriade di attività integrative scolastiche che noi finanziamo per l'avanzamento educativo, pedagogico, culturale, sociale della nostra comunità. Quindi io porto moltissimo rispetto. Mi aspettavo delle motivazioni che io non vedo, ma sono assolutamente del tutto assenti le motivazioni, se non quella di salvare. Poi non ho capito che cosa si tratta di salvare nel nostro caso, se i numeri sono quelli che avete detto voi. L'istituto di Montalbano ha 603 alunni, quindi dice, ma in prospettiva non si sa. Allora, la prospettiva di questi tempi, e i sindaci sanno bene di che cosa parliamo, ma i dirigenti scolastici sanno bene di cosa si parla quando nelle nostre scuole iniziamo a vedere da un mese all'altro la presenza di bambini di immigrati, famiglie di immigrati che mettono al mondo, a differenza nostra, nuova prova. Io non riesco a capire per quale motivo si è deciso di prendere l'istituto di Pisticci, che aveva i numeri, e l'istituto di Montalbano, che aveva i numeri, e mettere in un piano di dimensionamento senza alcuna ragione. Non c'è una ragione che viene detta se non quella della paura del futuro. Allora, se qui noi che siamo sindaci, voi che siete dirigenti scolastici, compresi dirigenti del Ministero e dei sindacati, a cui fa anche un accorato appello a evitare, perché qui la rivoluzione mica è soltanto a Cracco, è a Pisticci, perché ho sentito di un marasma per cui le dirigenti scolastiche di Pisticci si lamentano. Mi auguro che si lamentino anche del fatto che questa manovra in realtà vede dei problemi quando non c'è bisogno di avere problemi. Ora, se c'è un principio, io mi avvio subito alla conclusione, perché sono veramente esterefatto di quando le autorità politiche e amministrative della Repubblica, come in questo caso, fanno dei piani di dimensionamento che sono all'impronta. E questo, vi prego, segnatevelo per iscritto bello chiaro, della mala gestione, per le conseguenze nefaste e negative che questo comporta su bambini, genitori, insegnanti, assetto della spesa pubblica, assetto della spesa pubblica, perché io ho mandato una lettera che spero che voi abbiate ricevuto, perché l'abbiamo mandata anche la direzione scolastica regionale, e preannuncio due cose. Primo, noi dal 6 gennaio, passato il quale si riprende l'attività scolastica, scenderemo in campo con tutte le forme di lotta che voi potete immaginare, ma anche non immaginare, nel senso che noi siamo capaci di mettere in campo una, anche se siamo una piccola comunità,
non ci facciamo trattare come un pacco postale che viene spostato da una parte all'altra, noi ci mettiamo di traverso, vi facciamo saltare l'anno scolastico a Crato, a Pisticci, a Marzoni, perché mi auguro che questa linea sia sposata anche nella comunità di Pisticci e Marconia, perché è inaudito che si vadano a toccare le situazioni che si dice che sono nella linea. Se ci aveva meno di 600 alunni l'istituto di Montalbano, la regola anche della corretta relazione tra le istituzioni, ci doveva essere una conferenza di servizi, possibilmente in prefettura, con i sindaci, il presidente della provincia e con i dirigenti del ministero, che metteva sul piatto delle situazioni. Ma non si capisce perché questo viene messo sul piatto oggi. Quindi la mia richiesta è molto semplice, che sia tolto dal piano di pensionamento il problema di siciclato e rimane così come era. Durante l'anno avremo modo di vedere se la direzione scolastica e il comune di Montalbano evidenzieranno un trend demografico negativo che può mettere in forse. Inizieremo a studiare delle soluzioni, inizieremo a capire come intervenire, ma non soltanto noi sindaci, ma anche il Ministero, che si dovrà far carico una buona volta di risolvere definitivamente i problemi anche tecnologici che ci sono nelle nostre scuole. È vero, cioè i dirigenti scolastici sanno che se fosse investito invece che in lavagne luminose, guardate il dossier che è uscito in questi giorni sui magazzini pieni di lavagne luminose e computer che non servono a nulla, intanto magari non c'è manco il collegamento alla rete wifi nelle scuole. Se noi dicessimo alle nostre comunità che voi, i vostri figli hanno questa scuola, hanno questi insegnanti che non vengono cambiati perché c'è da difendere un dirigente scolastico, cioè non penso che noi possiamo arrivare a questa ipotesi che si cambia il mondo per difendere una sedia, perché questo si chiama negli atti pubblici interesse privato. E quindi sia chiaro che noi ci stiamo organizzando, perché se non viene ritirata questa proposta dal giorno 8 di gennaio, noi siamo persone molto corrette, Presidente, io non ho mandato né alla stampa, né alla televisione, né a farvi venire qualche giornalista che veniva a indagare sulle questioni che stanno dietro, perché poi alla fine può venire fuori un retropensiero e dice ma tu c'hai i retropensieri, ma certe volte ti viene di pensare che dietro questo ci sia o la paura del futuro, e questo è legittima ma non è motivata, perché di qui a 3 mesi ci rivediamo, ci sono dei trend demografici negativi, vediamo come fare fronte, non solo noi, anche gli altri, perché ci sono tanti altri comuni che si trovano in soprannumero, no? Con il numero dei loro alunni, perché si deve andare a toccare una piccola comunità, perché si pensa che le piccole comunità possano essere prese e essere fatti queste comunità quello che si vuole, non è così.